King, il chitarrista dei Supazar. Ciao. Luca, il bassista. Ciao, sono Jack. Dormi. Drama. I Subcasar da Parma. Allora ragazzi, come sta andando la serata? Molto bene, molto bene. Siamo carichi. Questa sera presenterete un'anteprima del vostro nuovo disco. Quando è prevista invece l'uscita nei negozi? A metà settembre, release party, facciamo Milano. E esatto, per presentare l'album, che si chiama? Ordinary Quite Contrary. Dove l'avete registrato? È stato registrato a Firenze per la 4 Years, un'etichetta appunto di Firenze, e presso gli studi di Gianni Daniele. Thank you.
Allora, adesso questa è soltanto una preview dell'album, quanto suonerete? Questa sera suoneremo una decina di pezzi, neanche mezz'oretta più o meno. Per chi non vi conoscesse, dove può trovare qualche informazione su di voi? Allora, MySpace, www.myspace.com/superstar. Io bene. Superstar. 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 Ecco, esatto, parlateci un attimo di questo nome. Da dove deriva? Pratica domanda, però di rito, ma ci sta. Ma è una parola che non esiste in natura. È l'intreccio di due parole, una russa e una americana, una slengata e l'altra estremamente tradizionale, quasi cirillica. Tant'è che ha la C davanti a Zar. Significa il super Zar, significa. Invece una definizione per il vostro genere musicale quale potrebbe essere? Facciamo indie dance. Con qualcosa di russo? Con qualcosa di russo, sì. Scherzo. Allora ringraziamo i Subcasar e facciamo un grande in bocca al lupo da parte di tutto lo staff di Rock Pigeon.